Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Anna e Marco, vita in Inghilterra. Oggi sarà un video un po' particolare e speciale in quanto sarà un video dedica. Però per fare questa dedica andiamo fuori a fare una passeggiata proprio nel nostro parco che è qui vicino, dove noi di solito sabato e domenica. Andiamo. Si entra dalla strada, ragazzi, questa qui, quella che noi percorriamo sempre, e si passa attraverso le case e si va dritti al parco. Andiamo a vedere il parco. Proprio esattamente 2 minuti, neanche 3 minuti, di strada a piedi da casa nostra. Amici, buon sabato mattina, per noi è sabato mattina e siamo arrivati finalmente, guardate che bello. Poi c'è questo vento che ti entra nella pelle, è stupendo comunque, è veramente bello. Famiglie di cigni. Sta bene. È arrivato l'autunno, cominciano a colorarsi le foglie di mille colori. Qui c'è un bel parco giochi, proprio piccolo piccolo, recintato. Questo video in particolare è dedicato a Miki Latina, una new entry, una coppia di ragazzi, Michela e Oreste, da Latina appunto, che seguono il nostro canale. E allora gli ho promesso in un commento che invece che rispondere direttamente al commento gli dedicavo un video. Ma non è che è un video in particolare solo per loro, è un video per tutti i nuovi iscritti che sono arrivati da poco. Quindi questo video, ragazzi, è per voi. Vi portiamo in questo parco dietro a casa, vi diciamo più benvenuti. Questo, amici, è il campo da basket. Guardate che meraviglia, fatto proprio così in modo che il pallone non scappa. Vedete? Che tra l'altro è anche una porta, quindi si può giocare sia a calcetto, vedete, sia a basket. Io una volta giocavo a basket, l'ho fatto per un po' di anni, è stato uno dei miei sport, è attualmente ancora adesso uno dei miei sport preferiti. È solido, bello, fatto molto bene, mantenuto bene, fatto bene. Tra l'altro qua ogni tanto vengono anche dei ragazzini a pattinare oppure con lo skateboard, così non sono in giro per strada, sono al sicuro, non disturbano le case perché comunque vedete che è ben lontano il parco, è questo qui, vedete, aria, vento, tipico inglese, però si sta bene.
Ragazzi, adesso intervisto Anna perché giustamente cosa prova lei a vivere qui e cosa proviamo noi, tanto per capire cos'è questo posto che è enorme ed immenso. Tu cos'è che provi, Anna? Per me non c'è posto più bello dove vivere e avere la possibilità di avere un parco così enorme a 2 passi da casa è una benedizione. È veramente tutto quello che potevo chiedere, perché per me camminare e la natura sono una parte fondamentale della mia giornata ed ecco qui. Noi dovete sapere, ragazzi, che lo so che sembra semplice, lo so che sembra scontato, può sembrare scontato per carità. Noi veniamo da Padova, che comunque è una città che ha 2 passi ai colli, quindi ci sono passeggiate. Però anche abbiamo gli argini, ce n'è di cose anche lì a Padova. Però qui, cioè, vederti un parco di queste dimensioni enormi, con tutto questo verde. Non si sente nulla, non ci sono macchine, c'è tranquillità. Sabato, domenica mattina qui ti rilassi e soprattutto ti ricarichi perché hai bisogno di cominciare la giornata in modo appunto positivo e carico. Ed è bello vedere il verde, proprio ci mette pace a noi. Questo Questo è il mio caffè. è il nostro, esatto. Incredibile. Adesso andiamo a vedere il bosco, ragazzi, il boschetto. E qua, questo qui è Eastfield Park. E tutta questa area qui era di proprietà di una villa antica che è esattamente lì dietro. Adesso non si vede perché chiaramente tutta la vegetazione. Però qua dietro, dove c'è quel cancello lì, c'è tutta una mega tenuta, una bella villa. E questo era di proprietà loro, che l'hanno ceduto e l'hanno dato al comune. Lì addirittura si pensa che ci fosse stata una statua, una specie di... Io ogni tanto mi ci metto là sopra. Questo è l'ingresso del boschetto. Sono un sacco di sentieri, sentierini, scale naturali, un po' di pietra. Qui C'è uno stagno. c'è uno stagno, c'è un corso d'acqua, qui c'è una tubatura, vedete. Eccolo. Guardate quanto bello è questo posto. Crea un corridoio stupendo tra il parco, cioè tutti questi alberi che creano un corridoio tra il parco e il boschetto. Guardate che belli. E questo è il famoso albero che dicevo nel video precedente dell'officina vegetale, che è venuto giù tanto vento, tanti, c'è proprio stato un temporale, vento e pioggia, guardate. E questo qui purtroppo è l'albero che è stato colpito da un fulmine. Guardate come è stato, poverino, bruciato a metà. Vedete? Tutta questa parte qua, lì, addirittura lì si è spezzato, è incenerito, mezza pianta è proprio bruciata. Ci sono gli scoiattoli che stanno facendo manbassa di frutti. Peccato, ma anche questa è la natura, ragazzi. Quindi, e qua si può notare bene che mezzo albero è verde, vedete? Eccolo qui. E mezzo albero è rosso, secco, chiaramente.
ragazzi, grazie mille per essere passati ed esservi iscritti a questo canale. Vi ricordo che potete passare in Instagram, così avete contenuti esclusivi, vedete foto e post che poi riguardano sempre i video. No, è solo in un occhio, si sta accecando. Mi nascondo dietro a Marco. E questo video appunto è dedicato a tutti i nuovi iscritti e appunto in particolare a questa coppia, Miki Latina, Michela e Oreste. Grazie mille di essere passati e di essere venuti a saliti a bordo di questo canale. E cercheremo di fare molti video adesso, sperando anche sempre che il Covid ci lasci girare in questa verde Inghilterra. Ciao! Ciao!